Molto poi più tardi, ormai ero già grande, verso i 5 ho iniziato col doppiaggio. Molto più tardi. E poi a 7 anni ha fatto la voce di un personaggio che chi ama i film di animazione di Disney conoscerà. Già c'è qualcuno, lo so. Questo, ma non è un'interrogazione. È una chicca, è un chicco. Cioè, per chi non si ricordasse, la tazzina, la famosa tazzina della Bella e la Bestia. Quindi è iniziato veramente Minion, ma lui è giovanissimo, per cui ha già una carriera di tutto rispetto alle spalle. Gli auguriamo una carriera altrettanto lunga. Lunga come quella del nonno. Il nonno ha doppiato i maggiori attori della vecchia Hollywood. Magari solo forse le persone un po' più grandi possono ricordare Montgomery Clift, possono ricordare Anthony Perkins, possono ricordare, per gli amanti della fantascienza, 2001 Odissea nello spazio. Il nonno era la voce del computer. Al 9000. E ieri poi ci raccontavi un aneddoto che mi sembra molto simpatico, cioè il fatto che proprio Kubrick, che era un regista perfezionista, contattò tuo nonno, gli fece mio nonno, perché mio nonno aveva fatto una versione differente da quello che era l'originale e l'aveva un po' cambiato. Allora Kubrick ha sentito il lavoro che aveva fatto mio nonno, nonostante fosse stato scelto da lui ovviamente, però poi durante la lavorazione si è scoperto che mio nonno l'aveva fatto più umano di quello che in realtà poi fosse l'idea di Stanley. E niente, gli ha fatto i complimenti e dice: io non l'avevo immaginato così, e lei lo ha reso più umano e gli ha dato qualcosa di più rispetto a quello che avevo pensato io. Ci ha detto da Kubrick, potete immaginare e che... quanto dire. Oltretutto c'è anche la difficoltà, che poi quella di tutti i doppiatori dei film di animazione, lì addirittura un computer, una macchina, come fai a doppiare una macchina, insomma? Sì, doveva... in teoria non avrebbe dovuto avere sentimenti, però ce l'aveva come, cioè... Anche perché è un po' difficile spersonalizzarsi, come credo sia anche difficile... riuscire a essere asettici nei confronti dei propri personaggi. Esatto. Nel però senso che comunque tu metti sempre un qualcosa di tuo. Ad esempio il tuo collega Renato Novara diceva: ma la mia risata è questa, io la metto. Sì, dipende sempre, cioè. Vabbè, ci sono quei personaggi sono dove personaggi puoi mettere la tua tranquillamente. Dei personaggi che sono già caratterizzati. Esatto. Mi viene in mente Gollum quando dice il mio tesoro, anche se credo che in inglese non. Abbiamo dovuto inventare qualcosa che fosse il più adattabile possibile, per perché in originale lo dicono precious e noi dovevamo trovare una S per fare una cosa simile e noi ce l'abbiamo nel mezzo della parola, purtroppo, però durante l'adattamento... Sì, però comunque rende l'idea, sì, quella sì, S... Forse perché è il simbolo di un serpente, ti dà qualcosa di viscido. Esatto. Come anche insomma nel doppiaggio il serpentese di Harry Potter, quando quella S ti dà un senso di timore, ecco, anche di schifo, schifo per chi non ama i serpenti, perché i serpenti comunque vengono associati nel nostro immaginario a qualcosa di repellenza. Sarà anche per un fatto di eredità cristiana, visto che il diavolo viene immaginato come serpente. Ci stiamo impelagando il discorso.